Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Andrea Dettori, che vuole che parli del film del 2013 di Paolo Ruffini, Fuga di cervelli, remake del film spagnolo Fuga de Cerebros. La storia del film è la più stupida del mondo. In realtà un gruppo di 5 amici arrivano a Oxford perché Emilio, uno di questi, è innamorato di tale Nadia, e quindi loro falsificano il curriculum per poter entrare in questa università. E quindi poi si basa tutto sul fatto che questi amici vogliono aiutare Emilio a recuperare questa Nadia che lui ama da quando è bambino. E sta combriccola è formata da un cieco, un handicappato, un hacker che spaccia e un gay. E quindi poi tutto viene fuori con altri amori, altre cazzate, per un film che vorrebbe essere, ma che in realtà è fatto di una trivialità enorme. La regia è assolutamente inaccettabile, la scrittura è demenziale, ma ho più demente che demenziale in un certo senso. Il film è recitato veramente di merda da un attore peggio dell'altro. Ruffini sul grande schermo non regge nemmeno per 3 minuti e la sua regia è approssimativa a veramente volergli troppo bene. Luca Peracino, Andrea Pisani, Frank Matano, Guglielmo Scilma, uno più impedito dell'altro, Olga Kent, che praticamente ha l'espressione esclusivamente della sua bellezza, per un film che non va da nessuna parte, una merda di quella totale. La fuga di cervelli, appunto, è quella di chi ha scritto il film, che i cervelli erano in fuga, erano scappati completamente, andati da un'altra parte quando questo film è stato diretto. Io non so dove erano i produttori. È anche cassato 5 milioni questo cesso di film, che veramente è una cosa inguardabile, insopportabile. Cazzo, ma veramente la scena dell'obitorio è roba che si vergognerebbero nei peggiori film veramente demenziali americani. Qui si può fare un po' American Pie, un po' Una notte da leoni, si può cercare di fare quella commedia lì, e invece quello che si riesce a fare è veramente nemmeno la peggior commedia scollacciata degli anni 70 aveva più cinema, più calore e più forza creativa di questo orrore. Questo è uno dei film più brutti della storia del cinema, una merda totale che con gli altri film Ruffini porterà avanti il suo stile completamente inutile, fatto di dibattute grevi, di recitazioni inesistenti, di scrittura mancata, di fotografia che sembra di vedere praticamente un telefilm degli anni 70 della Rai, un film talmente brutto che è quasi indescrivibile la parola, una merda totale, non si salva niente, non c'è una scena che rimanga, i personaggi sono tutti antipaticissimi, Oxford pare sia girata a Livorno, veramente un troiaio totale, costumi, scenografie, fotografia, montaggio terrificante, tutto di questo film fa pensare ancora una volta ed ennesimamente che questi film vi vengono fatti così a cazzo di cane, proprio sul successo di un personaggio televisivo come era Ruffini, questi lì che se andavano su internet e qui facciamo un instant movie fregando il soggetto da un film già bruttarello inedito da noi, e qui facciamo una merda totale, perché questa Fuga di cervelli è uno dei film più fetenti del mondo. Ruffini qui dà tutta la dimostrazione di poter fare tutte le cose che vuole al mondo probabilmente, tranne che recitare al cinema e soprattutto fare il regista, perché poi non è che è quello tutto molto bello, come era fosse meglio, anzi fa ancora più ca, e poi ha fatto un patchwork di cinepanettoni che definisce anche regia, per un film assolutamente inguardabile questo. Questa Fuga di cervelli, ripeto, è quella degli spettatori quando sono al cinema, perché il cervello deve scappare, perché no, se è genere non la puoi seguire più di 15 secondi, e soprattutto di chi ha deciso di metterlo insieme, perché questo film qui è l'orrore fatta persona, veramente mi viene da uscire dall'oscurità tipo Marlon Brando in Apocalypse Now per dire l'orrore, ma qui però senza dover citare per forza il capodoro di Francis Ford Coppola, che in questa recensione ci sta come il cazzo a merenda, ma sta di fatto, insomma, che questo è e resta uno dei film più brutti che mi sia mai capitato di vedere in tutta la mia vita, devastante sotto ogni punto di vista, un film ignobile. Il link del totale ignobile è qui sotto per chi, per i mangia merda che sono sempre tanti, donate su Patreon, qui sotto c'è il pulsante per donare direttamente anche su YouTube per il super grazie, seguitemi su Facebook e su Instagram, ho parlato anche, ho perso anche troppo tempo per questo Fuga di cervelli, è un film di merda, punto e basta.